Buonasera. Volevo fare un comunicato a tutto il mondo. Ecco, voi mi conoscete così, mi conoscete come meraviglioso rettore dell'Università Ceppa, un uomo di successo, di 45 anni. Bene, io non sono sempre stato così. Io ne ho avuti 44, 43, 42 e tanti altri numeri a due cifre. Ricordo con tenerezza ancora quando ero una semplice persona a una sola cifra. Perché ricordate una cosa, certo non sono qui a dare lezioni, non in questo momento almeno, ma ricordate una cosa che è andando avanti che si progredisce, andando indietro invece si regredisce, stando fermi invece si sta fermi, per esempio a fumare una sigaretta, già stretto rigore, insomma non si sta fermi fumando una sigaretta perché comunque bisogna, ma comunque questo è un altro discorso. Ecco io. Volevo dirvi questo, che bisogna passare attraverso tante fasi per arrivare poi al successo, perché non si compra il successo. Certo c'era un mio amico, o comunque altre persone che conoscevo, ma questo mio amico in particolare, mi ricordo che è nato a 27 anni. La madre purtroppo morì di parto, pesava 74 kg al momento della nascita, e ancora non ricordo che. Mi commuove, ma adesso bando alle amarezze. Buonasera.